Ciao a tutti, eccoci qua. Apriamo le due buste sorprese di Tiger che avete visto nel video haul. Chi non l'ha visto, andatelo a vedere, che ne avevo comprate quattro. Vi avevo detto che ne avrei aperte due in un video ed uno in un altro video. E questa volta ho preso con la scritta Mix. Sì, dopo il solito ci saranno tanti di voi che diranno: no, avete detto che non le compravi. Le ho comprate anche l'ultima volta e mi sono trovata molto bene, soddisfatta, perché ho trovato delle belle cose. E stavolta non c'erano con la scritta ufficio, c'era solo con la scritta così Mix, che vuol dire che c'è dentro un po' un misto di tutto. E allora ero curiosa, volevo vedere cosa trovavo. Niente, bando alla ciancia, andiamo a aprire le prime due. Questa è un po' più pesante, questa è un po' più leggera. Io direi di andare a aprire quella un pochino più leggera. Allora, andiamo a scollare e voilà, perché sono molto 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 curiosa. E voilà, adesso io apro così ma non guardo, vi faccio vedere a voi cosa ci sarà mai, cosa ci sarà mai. No, sembra tanta robettina. Allora vediamo, togliamo la prima, che è questa, mi dai due fermagli, vediamo per i capelli, che eccoci qua, uno fatto così, clicca, dai che carini. E così, dai che sono bellini. E uno questo, ok. Aspettate che li rimetto nel cartoncino. Così poi quando sistemo le cose non mi vanno tutte in giro. Poi peschiamo. Vediamo questo, ok. Però aspetta, questo, allora, esfoliante per la faccia, per quando si lava la faccia, si pulisce la faccia, dai, non è una cosa... non è una cosa brutta, è una cosa utile. Aspetta, dove è l'italiano che io voglio vedere? Europa, Italia, Italia. Allora, spazzola per la pulizia del viso e sfogliante. Andiamo a vedere un attimino com'è. Dai, aspettate. Adesso l'amica si sta arrabbiando. Eccoci. Voglio aprirla bene. Ok. Ma che... no, è morbidissima! No, utilissima questa. Veramente bella. Che bello. Sì, sono contenta. Sono già contenta, dai. E comunque non sono schifezze inutili. Ecco, qua. Andiamo a vedere cosa c'è ancora. No! Cioè... anche questo, ok, che non me ne faccio niente della ghirlanda, ma io userò i criceti per le mie cose. Ed è la ghirlanda appunto della collezione, quella che c'era kawaii dei cricetons, del mio amore cricetons, è tornato dalla sua nicchia anche in questa versione che non aveva comprato. Qua ci sono tutti i criceti di tutti i colori, io mi tolgo il filo, quello che è, poi io li uso in qualche modo. Dai, che bello! Dai, sono già contenta, dai, come prima busta mi piace. Adesso lascio un attimo qua così. Adesso andiamo a vedere se c'è ancora qualcosa. E c'è ancora qualcosa, sì, però c'è dentro tante cose. Cos'è sta roba? Ah, ma dai, utilissimo questo. Ed è veramente tozzo, che bello. Un pesciolone color Tiffany. Poi che stupendo il colore, non c'è che dire. Felice, felice di questa busta. Bello, bello. Aspettate, abbiate pazienza. Aspetta che ho buttato il foglietto così vediamo che cos'è. Bene. E quando comunque avete i vasetti di marmellata, di tutti i sottaceti, delle cose che non riuscite ad aprirli, li fate leva con questo e lo aprite. Utile! Dai, sono contenta, una cosa utilissima. Adesso andiamo a vedere che c'è ancora qualcosina. Ed è l'ultima cosa. Si vede che sapevano che la prendevo io. Un altro pacchettino di ghirlanda cricetonza. Fa niente, sono contenta. Bene, bene. Questa già... è andata bene, ragazze. Adesso andiamo a aprire questa qua, che è pesantissima. Io spero che non ci sia dentro solo una cosa. Qua si vede una cosa mega gigante, non lo so. Andiamo a vedere. Senza ciance, senza niente. Andiamo a vedere cosa troviamo. Arriva, ce la posso fare. Guardate voi cosa c'è dentro qua, tanta roba. Vediamo. Allora, tiriamo fuori subito quel macigno qua mega gigante. Però, dai, carino questo. Dai, bello. Allora, italiano, portachiavi magnetico, tre frecce magnetiche incluse. Il prodotto non comprende le viti per appenderlo, ma ci mancherebbe altro. E poi io non so questo quanto costava. Allora. Comunque penso che anche nella busta di prima abbiamo sorpassato i 3 euro. No, ma davvero...
C'è tre portachiavi magnetici. Ma che bello che è. Proprio. Cioè, vedete che rimane appeso. Ma è bellissimo. Questa qua non rimane appesa. Ah, sì. Ma veramente bello. Dai, che carino. Contenta anche di questo. Mettiamolo dentro. Che ve lo faremo attaccare a mio marito. Dai, bello. Originale. Vediamo adesso cosa c'è. Oh. I vermetti proprio, okay. Cosa utile, ci sta, dai, le cuffiette ci stanno, a parte i vermetti che escono così dalle orecchie. Però vabbè dai, gli auricolari con i cuscinetti in silicone, auricolari, top, ci stanno. Adesso vediamo altra cosa che esce da qua. E questo che cos'è? Dai, che carino, sono troppo belle queste buste. Adesso mi esalto come se non ci fosse un domani. Aspettate, ne che cerco. Italiano. Non so leggere altre lingue io. Allora. Bavaglio regolabile in silicone. Ah, qualcuno di voi l'avrà già capito. Quando mangia la Nika metterà la bavaglia, non so cosa dire. Vabbè, questo, di questo non me ne faccio niente, però vabbè, si può sempre regalare, dai. È un bavaglio in silicone per i bambini neonati, va benissimo, dai. Ci sta. Adesso questa è vuota. Niente, dai, le prime due non sono andate male. Dai, le cosine, dai, dai, non sono malvagie per niente. Sono soddisfatta. Andremo a vedere nelle prossime due che avevo preso, perché ne avevo prese quattro, cosa avrà trovato la vostra Nika. Continuate a seguirmi e lo scoprirete insieme a me. Bacioni, al prossimo video. Ciao dalla Nika!